questo momento un po' così? Se ne esce con allenandoci più forte, come abbiamo sempre fatto. Io sono uno che guarda il quotidiano, e quindi continuerò ad allenarci più duramente e speriamo di uscire, sicuramente anche con l'aiuto dei tifosi, con l'aiuto della società, un po' con l'aiuto di tutti. E ecco, speriamo di uscire al più presto, già a Lecce, che è una partita molto difficile, perché loro pure sovvengono da tre sconfitte consecutive, se non sbaglio. Quindi speriamo bene. Senti, obiettivi mutati? Comunque la classifica parla di una zona UEFA che si sta allontanando. Sì, io ho sempre detto che l'obiettivo era quello della Coppa UEFA. E speriamo, adesso un po' sia complicato, però speriamo di raggiungerlo al più presto, anche perché non è che siamo così lontani poi alla fine. Speriamo in queste partite di cambiare un po' la rotta. Senti, si dice un po', si mormora in città di questo rapporto tra la squadra e Rossi che sembrerebbe ormai al capolinea. Le chiacchiere se le porta via il vento, non è mutato niente e continuiamo sereni. Ecco, però c'è un po' di nervosismo in squadra, abbiamo visto sia anche Siviglia nell'esultanza un po' con i tifosi. No, Sebastiano, come non l'ho sentito, però per come ha dichiarato, ha detto che stava in trance agonistica, si è scusato subito e ci può stare. Cioè, l'importante è che ha fatto le scuse, ecco, un gesto che ci può stare nella trance della partita. Con lo spogliatoio è un mito comunque. Assolutamente sì, c'è un buon mix, l'ho sempre detto, tra giovani e giocatori più esperti. E ecco, sono delle partite che non stanno andando bene, giusto qua, lo so, ci rode tra virgolette anche a noi, come rode ai tifosi, e speriamo di uscire, lo ripeto. Tutto fuori alla Lazio, sei tranquillo? Sì, senza problemi. Speriamo. Grazie Lorenzo, buonasera.